Bentrovati a tutti i telespettatori di Tele Liguria Sud per il nostro appuntamento con Mare Sicuro. Cominciamo questa puntata parlando delle attività che si svolgeranno in mare durante il fine settimana. Sabato 17, dalle ore 7 alle ore 9:50, nelle acque antistanti le isole Palmari e Tino, si svolgerà una gara di pesca sociale da natante. Nell'area interessata, quindi, sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca, nonché qualsiasi altra attività marittima, subacquea o di superficie, estranea alla gara di pesca. Domenica 18, dalle ore 6 alle ore 13, nel tratto di mare antistante l'area marina protetta delle Cinque Terre, avrà luogo una gara di pesca denominata Campionato Provinciale di Spinning dalla Barca. Nel periodo di tempo e nel tratto di mare interessato sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca, nonché qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare estranea alla gara. Dalle ore 8:30 alle ore 10 di domenica 18, l'SD Motofilonautica, nelle zone di mare antistanti gli impianti di mitilicoltura ubicati nella rada interna del porto della Spezia, effettuerà una gara di sci nautico. È fatto obbligo a tutte le unità in transito di procedere con la massima cautela e di prestare particolare attenzione. Dalle ore 10 alle ore 17:30 dei giorni 17 e 18 si svolgeranno delle regate veliche nelle rade interna ed esterna del porto della Spezia. È fatto obbligo a tutte le unità in transito di procedere con la massima cautela e di prestare particolare attenzione. Passiamo ora al bollettino del mare che si può ascoltare sul canale 68 del VHF. Nel Mar Ligure sono previsti venti variabili in attenuazione provenienti dal settore settentrionale, con mare molto mosso in miglioramento. Ed ora la parola al sottocapo Matteo Piglio che ci darà alcuni consigli di sicurezza. Questa settimana vi terremo compagnia dalla base aeromobili, nucleo aereo e sezione volo elicotteri della Guardia Costiera di Sarzana. Da qui, con l'ausilio dei nostri elicotteri AV-139, equipaggiati con apparati e sensori di ultima generazione, siamo in grado di perseguire i nostri compiti di istituto, relativi agli usi civili del mare, quali la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione, oltre che la tutela dell'ambiente marino e dei suoi ecosistemi e l'attività di vigilanza sull'intera filiera della pesca. Durante l'intero arco dell'anno e in ambito sia diurno che notturno, infatti, garantiamo il servizio d'allarme SAR per la ricerca e il soccorso delle persone che per varie motivazioni si trovano a rischiare la propria incolumità in mare, su unità navali e in ambiente costiero, anche impervio come quello della nostra regione. Tutto ciò è reso possibile grazie ai nostri equipaggi specializzati e costantemente addestrati. Durante il periodo estivo effettuiamo numerosi voli di pattugliamento lungo tutte le coste volti alla tutela dell'ambiente e l'incolumità di tutti coloro che a vario titolo fruiscono del nostro mare, ponendo massima attenzione a comportamenti potenzialmente dannosi. Vi ricordiamo che per ogni emergenza in mare potete contattare il numero blu 1530 o il numero unico per le emergenze 112, gratuiti su tutto il territorio nazionale. Dalla Guardia Costiera per questo weekend è tutto. Arrivederci alla prossima settimana, sempre con Mare Sicuro.